Allora, Gianfranco Loreto, oggi abbiamo state qui consegnando questi tablet. E impressioni di questo incontro qui al Santa Caterina Novella? Sì, praticamente per noi oggi è un giorno importante in quanto stiamo per concludere una campagna di raccolta e sensibilizzazione per quanto riguarda il Covid per aiutare l'ospedale di Galatina in questo particolare momento di pandemia. Abbiamo creato in pochissimo tempo un'associazione, Doniamo, Aiutiamo e Vinciamo, dove molte associazioni ci hanno dato il lusso della loro collaborazione per poter recuperare fondi e poter donare qualcosa di utile per il nostro ospedale. Oggi è un giorno importante in quanto stiamo consegnando 8 tablet di ultima generazione richiesti dal distretto sanitario, dal dottore De Maria, in quanto questi tablet saranno utilissimi per quanto riguarda tutto ciò che è diagnosi, tutto ciò che sono cartelle cliniche che verranno in tempo reale distribuite nei vari reparti. Sono dei tablet, ripeto, che daranno un grosso aiuto al personale sanitario dell'ospedale di Galatina e di questo siamo veramente orgogliosi insieme a tutta l'associazione di donare questo utile strumento per l'ospedale di Galatina. Ci saranno anche altre situazioni che andremo a completare in questi giorni. Abbiamo già collaborato con un'altra associazione di Galatina per donare un altro macchinario, abbiamo donato già un altro macchinario per l'ospedale, sempre un materiale utile alle diagnosi ospedaliere e dei malati in tempo quasi reale, quindi la prevenzione è a cuore di questa associazione e di tutto il distretto ospedaliero. Daremo anche a breve la possibilità di donare una poltrona per quanto riguarda i prelievi al trasfusionale di Galatina, grazie al dottore Bellomo. Probabilmente daremo anche, anzi quasi sicuramente daremo anche delle bollette pediatriche per il reparto pediatria di Galatina. Quindi questa associazione non rimane altro che ringraziare tutti coloro che hanno contribuito in maniera fattiva e collaborativa per raccogliere questi fondi, che sono stati circa 30-35 mila euro di fondi, che verrà tutto rendicontato, perché è giusto che quando si fa beneficenza ci sia anche la massima trasparenza. Grazie a voi che ci avete dato anche questa possibilità di dare lustro a questo nostro lavoro e, che dire, ringraziamo veramente tutti di cuore e a breve daremo vita a questa giornata importante per l'ospedale di Galatina e per la nostra associazione.